In questi giorni è a Roma Luis Razeto, uno dei coautori del sito, e ne approfitto per chiedergli, come molti di voi sanno, lui si occupa di scienza della politica, di filosofia, di economia. Ora, in Italia la sinistra e la destra sul terreno economico si distinguono perché la sinistra dice, chiede di uscire dal liberismo, dal neoliberismo e di ritornare al keynesismo, inventare un nuovo keynesismo. Chiedo a Luis cosa pensa di questo. Pasquale, due anni fa, quando è scoppiata questa crisi economica, questa crisi del subprime, molti hanno detto che era la fine del neoliberismo e delle concezioni neoclassiche che guidano questa politica economica e che il keynesismo era la soluzione. Molti, anche premio Nobel, no? Molti grandi economisti hanno detto che era l'ora del keynesismo, cioè che lo Stato doveva agire nell'economia al modo keynesiano per affrontare e risolvere questa crisi. Dopo due anni in cui abbiamo visto allo Stato agire in un certo modo, cercare di affrontare questa crisi, noi ci incontriamo in una situazione in cui grande parte degli stati, la maggior parte degli stati in Europa, negli Stati Uniti, in America, si trovano a aver aumentato enormemente il proprio deficit fiscale, no? E si trovano a dover fare gli aggiustamenti, le riduzioni della spesa pubblica, cercare di ridurre quindi le proprie attività. Questo accompagnato da politiche che non solo riducono l'intervento dello Stato nell'economia, le dimensioni dell'intervento dello Stato, ma anche accompagnato da politiche di riduzione del cosiddetto stato del benessere. Le pensioni si spostano più anni di lavoro per riuscire ad avere la pensione, si riducono delle conquiste dei lavoratori storiche che riguardano il modo come si organizza e si gestisce il lavoro, e ci troviamo in una situazione in cui sta succedendo esattamente l'incontrario di quello che si può aspettare da una politica keynesiana. Appunto, la riduzione dello stato del benessere, delle prestazioni sociali dello Stato, deficit pubblico, quindi contrazione della spesa, eccetera. Quindi, e questo io nel sito ricordo bene che due anni fa c'è stata una certa polemica. Io ho scritto un post nel quale dicevo che il keynesismo non solo non era la soluzione a questa crisi, ma neppure poteva svolgersi, poteva realizzarsi una politica propriamente keynesista, e spiegavo appunto le ragioni per le quali questo non era possibile, che erano fondamentalmente perché le condizioni economiche attuali e il tipo di crisi che era in quegli anni incominciando, era una situazione economica completamente diversa e persino in certo modo contraria a quella di
degli anni 30, insomma, del secolo scorso, che era stata risolta attraverso le